Buongiorno ragazzi, ben ritrovati da Quincenzo. Siamo di nuovo qui, mesi dopo il primo video del mio canale, in cui era ospite la nostra bellissima Hyundai i10. Ancora nel suo splendore, sono qua a raccontarvi un anno dopo circa 15.000 km percorsi con questa macchina la nostra avventura, come praticamente la macchina si è comportata. Ma intanto godetevi le immagini. Bene, siamo pronti per partire. Inseriamo la prima e andiamo. Oh, ragazzi, il ruggito che accompagna questa piccola macchinetta mi emoziona sempre, così come mi emoziona il feeling che trasmette una volta entrato nell'abitacolo il volante e il posto di guida. E in particolare il volante, come vi avevo già accennato nell'anticipazione l'anno scorso, il volante ha una bella ergonomia, dei bei materiali ed ogni comando è praticamente al suo posto. Difficilmente una volta, diciamo, avendo memorizzato la posizione dei pulsanti, sbaglierete. In particolare il controllo del volume dell'audio e i comandi per lo scrolling dei vari menu sono facilmente raggiungibili, essendo, diciamo, più pronunciati rispetto ai rimanenti tasti, anche se continuano a non piacermi questi profili un po' troppo angolati. Avrei preferito il profilo di questi tasti un po' più arrotondato, però è una mia, diciamo, prerogativa, piccoli dettagli. Vi dicevo del comfort che si registra al volante, che è totale. Il sedile è abbastanza sagomato da contenere il corpo qualora si vada, diciamo, ad adottare una guida un po' più sportiveggiante, e infatti le spallette contengono i fianchi abbastanza bene e vi fanno sentire anche quella piccola accelerazione laterale di cui è capace questa macchina. In particolare a sto punto vi parlo dell'assetto. L'assetto della nostra i10 è molto sincero, è molto lineare, molto bilanciato. Non è una macchina morbidissima, infatti qualche utente su qualche forum ha lamentato la secchezza delle sospensioni. Onestamente per me non è un problema, questo perché garantisce una migliore precisione nell'inserimento in curva e nella percorrenza. Preferisco una macchina un po' più assettata che una macchina troppo molle che si corica ad ogni curva. A questo concorrono le gomme estive, che hanno evidentemente una certa rigidità nella carcassa, ma a questo punto vi dico che noi abbiamo proceduto al cambio delle gomme. Abbiamo sostituito le gomme con delle gomme all season, e questo purtroppo è andato a pregiudicare in due punti il comfort della macchina, ovvero la rumorosità che è aumentata quel tantino, giusto perché chiaramente il disegno del battistrada è diverso da quello che può essere il battistrada di una gomma estiva, e sia perché la
La carcassa, essendo evidentemente anche la mescola più morbida, fanno sì che la macchina abbia quel po' di rollio, quel po' di beccheggio, quindi è meno sostenuta rispetto alla gomma estiva. Però sono anche qua piccole finestre che però mi sento di dovervi comunicare. Contribuisce al piacere di guida sicuramente questo cambio, che è davvero spettacolare, in quanto non si tratta, come ben sapete, di una macchina sportiva, però gli innesti sono, guardate che roba, sono fulminei. La lunghezza della leva non è da macchina sportiva, gli innesti, quindi la leva è abbastanza di una lunghezza media, ma la posizione rispetto alla, diciamo, alla triangolazione volante, sedile, cambio è quanto basta per garantirvi una presa e un accesso sempre direttissimo. In più, il cambio, essendo così ben sincronizzato, le marce entrano, che è una meraviglia, sono un burro, vi danno la possibilità di effettuare delle cambiate, diciamo, passatemi il termine, al di là, vicino allo sportivo, guardate che roba. E tutto senza effettuare la benché minima pressione, basta tanto spingere, si potrebbe cambiare anche solo con un dito, guardate che roba. La frizione risponde precisamente, sentite, facciamo rombare un po' il motore. Ragazzi, è uno spettacolo. Poi quando si tiene la macchina sopra il livello di coppia massima è uno spettacolo, risponde all'accelerazione in maniera fulminea, tenuto conto che è una macchinetta che sta sotto i 70 cavalli, che è una piccola city car, e quindi non è una macchina, anche in questo caso, sportiva. Però il piacere di guida che offre questa configurazione, questo frazionamento del motore a tre cilindri, è uno spettacolo. Rispetto al motore quattro cilindri che avevamo in precedenza, sempre della Hyundai 10, per chi ha visto già il mio video precedente, vi posso dire che il motore tre cilindri è molto più pastoso, è una coppia distribuita su un arco di utilizzo decisamente migliore, permette anche dei begli allunghi. Questo cosa si traduce? Si traduce in un comfort migliore, perché verrà stressato meno il cambio, verrà stressato meno il pilota e verrà stressata meno tutta la macchina. In montagna, in particolare, questo tipo di vantaggio, sentitelo ancora, ci consente di effettuare a parità di strada, e ve lo dico perché io ho il riferimento sulla macchina che avevo in precedenza, di effettuare il tragitto con una marcia più alta. Questo ci darà, come vi dicevo prima, un maggiore comfort, perché utilizzeremo molto meno il cambio e la macchina salirà con uno spunto ben molto più preciso. Capitolo consumi, siamo rimasti nell'ordine del 4,6 litri per 100 km, ovvero quanto praticamente era il consumo iniziale della macchina, tenuto conto che noi la usiamo molto in montagna. Detto questo, i consumi sono anche pregiudicati da questo stato di cose. Rimane il fatto che la macchina non ha avuto il benché minimo problema in questo anno e in questi 14.400 km. L'unica cosa che mi sento di segnalarvi è stato il rabocco del liquido di raffreddamento e dell'olio motore. Abbiamo aggiunto intorno ai 10-11.000 km mezzo chilo di olio motore e invece un bel rabocco del liquido di raffreddamento. La cosa mi aveva inizialmente, diciamo, fatto un po' paura, perché pensavo ci fosse qualche perdita nel circuito di raffreddamento, e invece niente di tutto questo. Per quanto riguarda l'olio, possiamo dire che si tratta di un consumo normale, ma da verificare al prossimo cambio dell'olio. Per il momento l'abbiamo tenuto d'occhio e nei rimanenti 4.000 km scarsi non abbiamo avuto nessun tipo di abbassamento del livello. È probabile che la casa coreana abbia lesinato e si sia mantenuta proprio sul limite sindacale di entrambi i liquidi. Quindi questo, ragazzi, tenetelo sott'occhio e valutatelo. I controlli dei livelli vanno fatti a prescindere dal tagliando. È buona norma controllare che la macchina abbia sempre un consumo, diciamo, normale di tutti i suoi liquidi. Detto questo, un riferimento ancora alle gomme che abbiamo cambiato. Abbiamo fatto un cambio, come vi dicevo, con le quattro stagioni. Questo ha comportato
che la macchina appunto sia diventata un filo più rumorosa e che sia diventata un attimino meno precisa nella guida. La rumorosità è un problema che si avverte soltanto quando si viaggia a velocità a codice. In autostrada le risonanze che sono generate dalle gomme si ripercuotono nell'abitacolo e questo va, diciamo, a penalizzare un attimino il comfort. Per il resto è un cambio che vi consiglio di fare, anzi, se avrete piacere fatemelo sapere nei commenti, vi farò un focus sulla scelta che ho fatto. E oltretutto, sempre per quanto riguarda la rumorosità mi sembra strano appunto che abbia pregiudicato, anche se di poco, perché ho fatto una scelta molto molto mirata e facendo attenzione all'indice di rumorosità, che nel caso delle gomme che ho scelto, che poi magari vi dirò, sono classificate come B, dove la scala di valori va da A molto silenziosa a E molto rumorosa. Di conseguenza questo è ciò che è successo. Come vedete i sobbalzi sono gestiti molto bene dalla macchina, questo era un dosso molto molto importante, ma non ha fatto praticamente una piega. Come sentite, il rumore, il sound che accompagna le accelerazioni è strepitoso ed è entusiasmante. Per gli amanti dei motori brillanti, diciamo pseudo sportivi, questo è un rimando ad una situazione che, insomma, a noi maschietti ci galvanizza, perché sentire il ruggito del motore è una cosa che ci apre sempre il cuore. Mentre se vorrete, diciamo, utilizzare la macchina in maniera più silenziosa, non occorre fare altro che utilizzarla a bassi regimi con un rapporto in più e la macchina andrà via, che sarà una bellezza.